Bentornati live sulle fonti TV, il nostro Le Fonti Instant Focus e allora il nostro approfondimento che ci porta direttamente a fare i conti in tasca agli italiani. In realtà facciamo i conti in tasca a tutti noi perché cerchiamo di capire che cosa è successo in queste feste, anche in prospettiva di quello che potrebbe succedere con il nuovo anno e con tutte le notizie che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi. Allora, guardate il titolo che è appena spuntato, Feste 2022, a cosa avete rinunciato? È una domanda che vogliamo rivolgere anche a tutti voi, se e quanto avete rinunciato a regali, a viaggi, a spostamenti, magari avete, come dire, risparmiato proprio sul cenone della vigilia, sul pranzo di Natale, se per Capodanno pensate di fare qualcosa un po' più sottotono, insomma, oppure se la vostra quotidianità natalizia è stata la stessa. Intanto saluto Alfredo Zini, perché poi ci sono un po' di notizie che voglio leggervi. Presidente Imprese Storiche. Alfredo, buongiorno, grazie per essere con noi. Certo, Buongiorno a voi e auguri ai telespettatori. Insomma, siamo ancora in un momento di festa e quindi ci apprestiamo ad arrivare assolutamente. all'ultimo dell'anno. Quello non ce lo leva nessuno. Peraltro, guarda, Alfredo, parto da stavo banalmente, proprio per iniziare questo approfondimento, ho inserito in un motore di ricerca Natale, spese, italiani, rinunce, le parole chiave, insomma, no? Di cui parleremo. E parto e ti chiedo se tu mi confermi questo. Da una notizia che invece potrebbe essere interessante e anche bella, che ti riguarda da vicino. L'online ha stufato, i regali si prendono in bottega, cioè pare che per questo Natale, perché poi c'era anche un altro, ecco qui, aumenta la preferenza per i negozi di vicinato, pare che quest'anno si sia manifestata questa preferenza, cioè fermo restando che online si acquista sempre, però che abbiano ripreso un po', gli italiani abbiano ripreso un po' l'abitudine di andare nel negozio, magari vicino casa, nel proprio quartiere, è così? Sì, certo, è così perché naturalmente si è stati attenti agli acquisti e quindi è anche più facile guardare, toccare il prodotto e tra virgolette decidere un po' il prezzo insieme a chi ti consiglia, quindi al negoziante, al bottegaio. Questa è una buona abitudine, dopo un po' di anni anche legati poi alle spese del Covid fatte, regali fatti attraverso le piattaforme online. È ritornata insomma questa voglia di riavvicinarsi a un negozio tradizionale, come dicevo prima, per scegliere il regalo, ma per dare anche la possibilità in tempo reale, la dico così, di poterlo andare a sostituire nel caso non piacesse. Ecco, queste sono state fatte le scelte, sono delle scelte dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, insomma, una scelta oculata e poi che ti permette anche di verificare il prodotto che spesso, magari recapitato a casa, non corrisponde a quello che avevi scelto sulla piattaforma online. Esatto, poi oltretutto, insomma, sappiamo bene che quando ci mettiamo online è più rischioso proprio perché no, tendiamo a dire vabbè, prendo questo, prendo quell'altro, magari l'oggettino di qui, l'oggettino di là e poi il conto è salato. E come hai detto tu, Alfredo, andando a guardare, a osservare bene, a confrontare di persona, magari si riesce a risparmiare qualcosa. Beh, questo è importante anche perché ovviamente tutti i rincari, insomma, hanno messo sotto pressione i negozianti, no? Anche qui facciamo un bilancio con l'occhio delle attività commerciali. Ecco, poi parliamo invece dei consumatori in generale. Che Natale è stato per i negozi, per le attività? Ma è stato un buon Natale tutto sommato, come dicevamo prima, la spesa del cittadino è stata inferiore probabilmente anche alle aspettative, ma sappiamo la grande difficoltà insomma, delle famiglie italiane, così come quella degli imprenditori, a dover stare dietro ai pagamenti degli ultimi mesi, quelli che sono i costi dell'energia elettrica. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un calo dello scontrino, lo si ricordava bene prima. Dall'altra parte c'è stata grande soddisfazione, insomma, perché in un negozio vedere entrare gente, comunque dialogare e poter far vedere la propria merce, i propri prodotti dal vivo, fa sì che insomma, si riaccenda un po' la speranza che i consumi possano ripartire in maniera costante. Ecco, saranno ancora mesi di sacrificio per gli imprenditori, naturalmente, lo ribadisco sempre, ma non è solo l'incasso immediato, ma sono le spese che sono davvero tante e che continuano ad arrivare perché anche questo mese di dicembre è stato pieno di scadenze e quindi una dura prova per quelli che sono i costi per gli imprenditori da dover affrontare sia
sia alla fine dell'anno, ma anche con l'inizio dell'anno nuovo. Certo, allora guarda un po' quest'altro titolo, intanto aspettiamo sempre anche messaggi da parte vostra se volete dirci cosa avete rinunciato, insomma senza necessariamente invadere troppo il vostro privato, insomma però per capire se effettivamente ci ritroviamo tutti in queste considerazioni. Feste 2022, abitudini pre-Covid ma con meno spese, anche questo è un tema interessante perché Alfredo, allora effettivamente questo è il primo Natale forse in cui si è tornati alla normalità, no? Anche l'anno scorso abbiamo festeggiato, però l'anno scorso c'era ancora un po' di paura in più rispetto ai contagi da Covid. Quest'anno tutto sembra essere tornato alla normalità, però con un portafoglio un po' più leggero. Allora, dimmi se ti ritrovi in questi dati che ci aveva fornito Altro Consumo. Media, gli italiani hanno speso per i regali 212 euro. Il budget totale di spesa tra regali vari, viaggi, pranzi e cene e tutto il resto si aggira intorno ai 470 euro a testa. Il 64% degli italiani, che è una percentuale effettivamente molto importante, ha dichiarato che ha intenzione, che aveva intenzione, quindi di fatto credo che sia andata così, di spendere meno dell'anno scorso, cioè quindi molti hanno detto, beh no, ok, tutto normale, però farò, insomma, risparmiamo un po' tutti, è così? Cioè, ti ritrovi un po' in questi numeri? Sì, certo, poi insomma le statistiche sono sempre difficili, noi magari come Certo, Confcommercio certo. abbiamo altri dati. Comunque tendenzialmente è così, si è speso meno sia per i regali che per il pranzo e il cenone della vigilia di Natale, si spende meno anche perché come è successo negli ultimi anni si vanno a trovare parenti, ci si ferma a casa loro anche per stare qualche giorno fuori. Ecco, diciamo che il tema è quello di non rinunciare a fare una gita fuori porta, ecco, la dico così, per qualche giorno, ma poter insomma riniziare a vivere, che è un po' quello che ci è mancato negli ultimi anni. E quindi sicuramente la spesa di viaggi, anche se il consumatore, il turista rimane in Italia, come dicevo prima, a casa di parenti e amici, un po' meno sugli alberghi, un po' meno sulle strutture ricettive, perché naturalmente c'è stato qualche aumento dettato appunto dai costi delle materie prime, dai costi dell'energia. E quindi l'italiano non rinuncia, ma comunque vuole andare via a riposarsi per qualche giorno, a staccare la spina, un po' come si dice qua a Milano. Poi una Esatto. buona ripresa, scusami, finisco due Sì. secondi, e c'è una buona ripresa a parte dei turisti stranieri che ritornano in Italia, frequentano le città d'arte, anche Milano in questi giorni, insomma. Vediamo che molti sono i turisti stranieri che vogliono viaggiare, vogliono vedere le bellezze del nostro paese e naturalmente anche consumare il cibo italiano e il vino italiano, che sono due punti di forza per la nostra economia. Ecco, diciamo che infatti rispetto agli altri anni parlavamo di abitudini pre-Covid, chiaramente si sono rimessi in moto tutti i meccanismi di viaggio, chiamiamoli così, no? Quindi chiaramente le persone riescono a spostarsi di più e quindi ancora più persone arrivano da noi. Ecco che poi peraltro con altri numeri ritroviamo quello che ci raccontava Alfredo Zini, il 69% degli italiani, complice anche il fatto che a Natale si sta in casa con i familiari. Partecipa anche quest'anno a pranzi o cene con amici e parenti in casa, un italiano su tre al ristorante e il 23% appunto degli italiani ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza fuori città rispetto al 10% del 2021. Ecco, qui si vede proprio la differenza rispetto a quanto dicevamo, cioè l'anno scorso il 10% ha deciso di viaggiare, quest'anno il 23%, magari anche solo con qualche giorno, insomma, non necessariamente la classica settimana bianca o di più che si faceva un po' di tempo fa. Per quanto riguarda i ristoranti, ti ritrovi anche su questo, visto che tu sei un ristoratore, Alfredo? Sì, è cambiato il modo di consumarlo, dicevamo prima. Diciamo che questi turisti stranieri nella città di Milano, che a volte non sono, c'è anche un turismo di vicinato, la chiamo così, insomma, gente che arriva a Milano, che magari prima decideva anche di andare in montagna, visto che i costi purtroppo delle attività invernali hanno avuto un aumento abbastanza consistente, i turisti e quindi i nostri concittadini, insomma lombardi, arrivano alla grande città, arrivano a Milano a fare la gita fuori porta, una volta si faceva il contrario, e quindi frequentano i ristoranti. Naturalmente il trend è altalenante, nel senso che c'è molta più offerta e quindi anche un consumatore vuole provare le diverse
tipologie di cucine, ecco, e quindi È anche da vero, questo punto di esatto. vista dei giorni si lavora di più, dei giorni di meno, ma i conti si tirano a fine mese, insomma. Oggi addirittura andiamo su quello che è il trimestrale, anche noi stiamo ragionando un po' come l'industria, no? Non si lavora più sulla giornata, non si fanno più i conti sulla giornata, ma anche noi ristoratori, Certo. insomma, abbiamo previsto i bilanci a trimestrale. Ma ovviamente poi per Capodanno ci sarà anche un po' più di movimento, no? A Natale, come dicevamo, si tende a stare più in casa, quindi comunque ci si muove meno. Alfredo, Bisognerà sì. capire, sull'ultimo dell'anno ancora siamo in una fase di pensare, ecco, la dico così, nel senso che grandi prenotazioni non ce ne sono. Ecco, volevo I chiederti grandi. questo, quindi perché poi, allora, sai, credo che poi sia anche una considerazione superficiale. Spesso si dice, ma come? C'è la crisi eppure è già tutto esaurito per Capodanno. Tu mi stai dicendo che non è così? Ma sai, dipende dai tipi di locali, nel senso che i giovani comunque tendenzialmente escono. I cinquantenni spesso e volentieri si ritrovano in casa comunque a festeggiare o vanno al ristorante, ma sanno benissimo di poter trovare ancora dei posti disponibili e quindi stanno un pochettino decidendo. Cioè, dipenderà anche molto dal tempo, no? In questi giorni stiamo vivendo delle temperature anche da questo punto di vista anomale. E quindi probabilmente la gente potrà decidere anche all'ultimo momento se spostarsi, visto che comunque ribadisco la disponibilità nelle case, ma anche in tanti ristoranti al momento c'è. Ok, senti Alfredo, ti faccio questa domanda, poi passiamo al prossimo titolo. Onestamente parlando, i prezzi sono lievitati tanto, cioè per andare a mangiare al ristorante a Capodanno, per andare, che so, nei locali, ovviamente tu non hai i prezzi di tutti, però in generale, e sappiamo che chiaramente se sono aumentati è per la situazione delle bollette, in primis a cui siamo. A cui ormai ci siamo quasi abituati in modo amaro, lo dico. Ma insomma, sono aumentati tanto i prezzi? Ma sì, diciamo che tendenzialmente abbiamo aumentato dal 5 al 10% a seconda delle tipologie. Naturalmente siamo stati contenuti, gli aumenti sarebbero stati più alti per applicare tutti quelli che sono stati gli aumenti delle materie prime e dei costi dell'energia, ma non potevamo naturalmente anche noi tagliarci le gambe. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo mantenere una clientela fidelizzata o di attirare la clientela proprio per non far chiudere delle aziende che magari sono sul territorio da molto tempo o aiutare quelle che magari sono entrate anche nel mercato nell'ultimo periodo. E quindi gli imprenditori hanno tenuto, diciamo così, la barra dritta e stare Certo. sul mercato per cercare di rimanere appunto vicino alle famiglie per anche contribuire a una ripartenza dei consumi. Beh, no, insomma, poi se tu ci dici che poi dipende dalle attività, dai locali, eccetera, ma ancora si sta pensando cosa fare, non conviene appunto per gli imprenditori stessi alzare troppo i prezzi, no? Perché altrimenti poi magari le persone potrebbero decidere di passarlo a casa, magari invitando qualche amico. C'è sempre il Allora. rovescio della medaglia, però, no? Nel senso che tengo i prezzi bassi, poi magari non lavoro Lo e so. quindi non ho l'incasso per pagare quei costi che purtroppo Certo, sono no, no, aumentati. no, è la E quindi il situazione è bilanciamento, complicata. insomma, va tenuto in La considerazione a questo punto. situazione è molto complicata e chiaramente per tutti, perché chi si deve scegliere cosa fare senza spendere troppo e anche chi offre un servizio deve appunto equilibrare quello che hai giustamente detto tu. Allora, guardate qua che cos'è accaduto quest'anno, adesso vi do qualche indicazione maggiore. Natale e Capodanno è corsa ai prestiti per viaggi e regali. Allora, siamo partiti proprio dalle rinunce, no? Tutti noi abbiamo dovuto probabilmente rinunciare a qualcosa, anche solo, cioè, probabilmente ci è venuto anche spontaneo, senza troppo stare a riflettere su cosa volessimo diminuire a livello di spesa, cioè, abbiamo risparmiato. Però ci sono delle cose, per esempio, anche prima di Natale, nelle settimane precedenti, abbiamo detto però al Natale gli italiani non vogliono rinunciare in toto, no? E allora il 18% degli italiani tra i primi di novembre e metà dicembre ha chiesto tra i 1.000 e i 3.000 euro di prestito proprio per far fronte alle spese legate ai regali e ai viaggi. Quindi due cose che non si vogliono
perdere. Beh, non dimentichiamoci che oggi chiedere un prestito costa anche di più a causa del rialzo dei tassi di interesse, però insomma, Alfredo, anche qui chi non poteva permettersi evidentemente delle spese ha dovuto farlo per forza. E beh, certo, diciamo che io vedo il bicchiere mezzo pieno, no? Nel senso che comunque ti va a chiedere un prestito, ha la garanzia, tra virgolette, di poterlo restituire e quindi vede una prospettiva positiva nel proprio futuro. Dall'altra parte, insomma, se ci penso è abbastanza, ma questo è un trend degli ultimi anni, di andare a chiedere dei soldi per poter stare bene, ma fa parte anche della nostra vita, insomma, vuol dire che, che i costi da un certo punto di vista, come dicevamo prima, aumentano e quindi con quello che era la tredicesima, che era diciamo, il salvataggio per le spese extra del periodo natalizio, oggi non c'è più e quindi la gente ricorre a una tredicesima aggiuntiva che naturalmente deve restituire. Però, insomma, come dicevo, c'è la prospettiva di poterla restituire. E c'è la prospettiva di rilanciare i consumi. Quindi un plauso anche a questi italiani che sono andati a chiedere questo prestito per naturalmente stare bene in questi giorni di festa. Assolutamente sì, è vero, c'è la doppia analisi di uno stesso concetto che è quello che appunto stavamo valutando, cioè è vero che se si chiede un prestito vuol dire che non si ha liquidità magari, o meglio, si vuole mantenere la liquidità per altro, però appunto se si chiede un prestito si ha anche l'idea di poter affrontare una spesa dilazionata ovviamente, però affrontarla piuttosto che non farla proprio, no? Quindi questo sicuramente aiuta. Poi tu citavi la tredicesima, beh, anche qui era stato già un po', stabilito che la tredicesima sarebbe servita a pagare proprio le bollette e i rincari che hanno interessato questi ultimi mesi. Per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, invece, ovviamente, i risparmi sono stati penalizzati. Infatti, l'altra notizia che ci segnala l'OCSE, tra le altre, la capacità di risparmio medio sui redditi in Italia sta calando per effetto proprio della crisi economica. Cioè, sono stati bruciati, e ne parleremo peraltro tra poco con Giancarlo Marcotti, sono stati bruciati 50 miliardi di risparmi solo per il caro energia. Insomma, Alfredo, abbiamo detto tante cose, abbiamo dato tante notizie, però tutte poi convergono in un'unica strada, in un'unica direzione. Come inizierà questo 2023? Che cosa ti aspetti da un punto di vista, di attività, chiaramente? Ma innanzitutto mi aspetto che venga approvata questa manovra finanziaria che dovrebbe Beh. dare un po' di respiro sui costi dell'energia, quindi questo sarebbe già un fatto super positivo. Dopodiché mi auguro che tutto quello che ci siamo detti, la voglia di ripartire, la voglia di stare anche in giro a consumare, a stare bene, possa aiutare le imprese anche ad assumere, perché poi non dimentichiamoci che il numero, voglio dire, dei disoccupati in Italia e quello che ci sarà in previsione nei prossimi mesi sull'abolizione del reddito di cittadinanza dovrà far sì che, insomma, si aumentino i posti degli occupati. Ecco, questo lo potrà fare solo la politica con delle azioni che vanno in direzione proprio di aiuto contributivo a favore degli imprenditori che hanno la voglia, naturalmente, di ripartire senza interruzioni e con l'abbassamento appunto dei costi vivi, dei costi che quotidianamente, insomma, affrontiamo. Questo credo che sia il miglior augurio per gli imprenditori, avere la certezza di poter lavorare in serenità, in tranquillità, sapendo quelli che saranno poi le scadenze fiscali e con una riduzione dei costi fissi. Esatto, peraltro l'Italia è tra gli ultimi stati dell'Unione Europea per tasso di occupazione e non solo, anche per stipendi, eccetera. Quindi ci auguriamo, insomma, che questo. Perché poi si parte da qui, no, per pensare a una ripresa, Alfredo, perché c'è poco da fare, altrimenti che ripresa sarebbe? Sarebbe solo così apparente. Speriamo che un po' con tutte le forze messe insieme, insomma, si dice che l'unione fa la forza, siamo un po' retorici forse in questa ultima parte del blocco, però di fatto si tratta di questo, perché in una situazione economica come quella che abbiamo vissuto nel 2022 bisogna pensarla per forza così. Alfredo Zini, grazie. Naturalmente ti auguro un buon inizio 2023 e ci sentiamo presto per altri bilanci sulle fonti TV. Grazie Grazie a voi e ai telespettatori che ci hanno seguito. mille. Grazie, Buon anno. buon lavoro, speriamo per tutti, buon anno.
Allora, tra poco ripartiamo da queste considerazioni che abbiamo fatto. Uniamo un po' la macroeconomia e la finanza con Giancarlo Marcotti nella nuova puntata del Fatto di Marcotti. E, insomma, mercati finanziari da una parte, situazione reale economica delle famiglie e delle imprese dall'altra, dove stiamo andando? A tra poco.